Un brevissimo saluto a nome dell'amministrazione che ovviamente ha voluto, per quelle che sono le sue competenze, sostenere questa iniziativa, accogliere questa cornice, direi anche molto, molto bella, affascinante. In fondo lo dico soprattutto alle organizzazioni del terzo settore che sanno che in questo momento stiamo vivendo una situazione molto difficile a Napoli. Già da un po' di tempo e probabilmente la vivremo ancora per un po' e come dire, quelle poche cose che si hanno forse è opportuno valorizzarle e quindi uno di questi sicuramente i beni che abbiamo. E quindi un saluto a nome del nostro sindaco e del nostro assessore. E, ovviamente noi per quanto riguarda come amministrazione comunale sapete che abbiamo un rapporto molto stretto di collaborazione con una parte delle organizzazioni del terzo settore e mi riferisco soprattutto a quelle più strutturate, magari costituite in forma più imprenditoriale, che si candidano alla gestione dei servizi che noi affidiamo. E per questo tipo di organizzazioni il Comune di Napoli, ma anche prima di questa amministrazione, ha tentato sempre di sostenere la promozione e lo sviluppo con specifiche azioni di sistema e proprio recentemente il nostro assessorato ha bandito un servizio che in continuità con lo sportello di promozione e sviluppo del terzo settore definisce delle linee un po' più ambiziose. Infatti questo servizio è stato definito agenzia di sviluppo, questo perché i bisogni, le esigenze delle organizzazioni di questo settore sono sempre più in evoluzione e quindi per cercare di dare riscontro a queste nuove esigenze si è pensato di fare un investimento anche in momenti di difficoltà, di crisi. Noi sappiamo che anche le organizzazioni del terzo settore devono essere sostenute. E vedo anche Nazario, amico del CSV, quindi giusto così mi dilungo su questo aspetto perché siamo in fase proprio imminente di pubblicazione di un altro bando che questa volta ci vede sperimentare una forma di collaborazione nuova che è quella appunto l'amministrazione pubblica. Il CSV cofinanzierà un'iniziativa che ci consentirà di promuovere sul tutto il territorio cittadino, quindi per ciascuna municipalità, per 10 municipalità, un'azione che tende a sostenere forme leggere di attività sociale e quindi tenendo insieme forme a cui noi ci rivolgiamo tendenzialmente quindi più imprenditoriali, o invece strutture che sono più con cui il CSV ha più interlocuzioni, quindi associazioni di volontariato. E credo che loro sanno tutti i presenti, perché sono addetti ai lavori, ma noi come amministrazione cittadina abbiamo un registro delle organizzazioni che si chiama RECO, a cui tutti gli organismi che intendono partecipare alle gare affidate al comune devono iscriversi. Quindi anche in questo senso non è peregrina l'idea che lo stesso censimento, raccogliendo dei dati organizzativi, strutturali, può aiutare ad avere una fotografia molto più definita di quella che abbiamo del sistema dei servizi sociali. Io mi auguro che dietro anche un'iniziativa del genere, quindi non ci si limiti soltanto a rilevare l'esistente, ma attraverso la rilevazione di aspetti organizzativi si possa dare anche una prospettiva organizzativa agli stessi organismi presenti, in modo tale che, voi sapete bene che all'interno del nostro mondo, del terzo settore, ci sono situazioni molto, come potremmo definire, di eccellenza, no? Organismi che esistono da tempo e che, viaggiano su dimensioni anche che esulano dal contesto cittadino, quindi si affacciano ad opportunità nazionali, internazionali, ma accanto a questi organismi di eccellenza
persistono organismi che presentano tratti di una debolezza strutturale che stenta a, diciamo, a risolversi. Tra l'altro la crisi, che ormai non si può più definire congiunturale, diciamo, non fa altro che probabilmente aggravare la condizione degli organismi che si trovano già in condizioni strutturali di debolezza e probabilmente diciamo, ostacola quegli stessi organismi che in situazioni diverse diciamo, non si troverebbero in queste ad intaccare questi fenomeni. Vabbè, io penso, diciamo, come vi abbia fatto anche diciamo, che abbia portato un contributo, quindi mi tratterrò ancora qua. Mi fa piacere partecipare per quanto mi è possibile. Buon lavoro.